cittadini non sono stati ascoltati. Eccoci, buonasera, Comitato Pro Ospedali Pubblici, il punto, i saluti, l'introduzione, la parola al Presidente Carlo Ruggeri. Buonasera amici, in particolare gli amici marchigiani, essendo noi Comitato Regionale delle Marche, e la seconda trasmissione che facciamo via televisione dopo la manifestazione del 4 di febbraio, in cui in quasi 400 persone abbiamo protestato sotto la Regione Marche contro il piano sanitario regionale. E nella prima trasmissione di questo genere abbiamo sviluppato la situazione post dimostrazione dopo il 4 di febbraio, la situazione ospedaliera, e oggi abbiamo deciso di rivederci perché siamo in questa situazione di coronavirus, speriamo di uscirne il più presto, e però dobbiamo sviluppare oggi nella discussione anche questa nuova situazione che si è creata di questa pandemia in corso, che non è che sta rallentando, è sempre pericolosa. Oggi sono state aperte le attività commerciali, industriali, eccetera, però dobbiamo sempre stare attentissimi a non fare in modo che la malattia a questo punto ritorni in maniera violenta. E noi, come Comitato Regionale, dopo aver capito i primi sentori di questa pandemia, abbiamo immediatamente deciso di fare un comunicato, diciamo, come consiglio al potere regionale, che è stato diffuso pubblicamente, in cui proponevamo delle modalità per cercare di frenare questa pandemia, che sinteticamente, questo è stato emesso il 29 di febbraio, sinteticamente in pratica prevedeva che in caso di sviluppo della pandemia negli ospedali più grossi dovevano esserci una situazione, diciamo, chiamiamola mista, in cui dovevano essere coordinati percorsi puliti e percorsi sporchi riguardante il coronavirus, cioè dovevano essere coordinati per bene, in maniera preventiva, ben stabiliti, ben organizzati, e dovevano essere utilizzati alcuni ospedali, tra cui i famosi 13 piccoli ospedali che dovevano essere riaperti, in particolare per le situazioni di media-bassa complessità non coronavirus. Questa era un po' la situazione in sintesi che noi avevamo preannunciato. Poi c'è stata una riorganizzazione da parte del potere regionale, in cui il potere regionale ha suddiviso gli ospedali parte in no coronavirus e parte invece in coronavirus, specialmente gli ospedali più grossi, ma anche ospedali di media entità, come per esempio Camerino o altri, insomma, no? Si è venuta a creare una situazione di fatto che anche gli ospedali no coronavirus, per una ragione di aumento della pandemia, purtroppo sono stati colpiti da un'invasione di coronavirus. Per esempio, uno degli ospedali di questo genere è stato l'ospedale di Urbino, che era un ospedale no coronavirus secondo la Regione Marche, ed è stato purtroppo improvvisamente, in una notte, è stato invaso da 50 coronavirus, perché nell'ospedale di Pesaro non riuscivano più a controllare l'invasione dei casi di coronavirus. Ma così è avvenuto anche in altri ospedali, che col fatto, pur essendo no coronavirus, purtroppo non hanno potuto impedire di ospitare dei casi di coronavirus. E poi i vari esponenti delle varie zone ci diranno se questo che sto dicendo poi è confermato da loro. Si è venuta a creare una situazione in pratica attualmente che, con tutte queste invasioni di pandemie negli ospedali, anche se erano no coronavirus, in parte sono stati colpiti da malati coronavirus, e purtroppo si è diffusa
questa mentalità tra le persone che erano affette anche da altre malattie, e di aver paura di andare negli ospedali, in qualsiasi ospedale, in qualsiasi pronto soccorso. Quindi a oggi noi abbiamo un accumulo spaventoso, spaventoso di malati che ancora devono essere serviti per curare la malattia, perché chiaramente si sono tenuti la malattia, e abbiamo dei casi anche di situazioni con malattie dolorose, dolorose anche dei cancri, che non riescono a essere ricoverati negli ospedali, diciamo, delle Marche, perché c'è questa situazione che di pieno assoluto, oppure con situazioni in cui non si riesce a trovare gli specialisti, eccetera, no? Quindi siamo partiti da una situazione, diciamo, abbastanza disorganizzativa da parte del potere regionale Marche, che non avendo voluto allargare l'apertura degli ospedali e utilizzare gli ospedali, anche quelli delle zone disagiate, insomma, no? Che potevano essere benissimo utilizzati in maniera notevole, e, secondo noi ha adottato una linea fondamentalmente sbagliata, perché alla fine ha mantenuto questo sistema baricentrico che vuole confermare anche nel prosieguo, se questo virus dovesse continuare, questa pandemia dovesse continuare a riprendere. Noi abbiamo sempre sulla testa questo piano sanitario regionale prettamente baricentrico, che non è stato revocato, nonostante che noi stiamo insistendo continuamente per la revoca, perché a questo punto, con questa situazione di crisi da coronavirus, il baricentrismo è la cosa peggiore da sostenere, peggiore. È necessario fare una situazione policentrica, e quindi diffondere gli ospedali il più possibile nel territorio, in maniera da fare in modo che il rischio del virus sia meno accentuato. Con Franco Iantosca vorrei sviluppare anche quello che è successo nella medicina territoriale. No, nella medicina territoriale abbiamo letto, assistito, abbiamo sentito situazioni di cui purtroppo, che non è che fanno onore molto alla organizzazione regionale, cioè di medici che non sono stati protetti, di medici che non, a volte non rispondevano al telefono, di medici che non sapevano cosa fare, neanche come a livello di cura per questa pandemia in corso. E quindi vorrei sentire da Franco cosa gli risulta a lui, perché ora stanno sostenendo fortemente che la medicina territoriale sarebbe la soluzione di questo coronavirus. Ti vorrei sentire da te, Franco, se tu ritieni che la medicina territoriale sia la soluzione per evitare il propagarsi di questo coronavirus. Anche il governo italiano, in questi 3 miliardi e 700 milioni che ha dedicato alla sanità, la più della metà sembra che li stia dedicando alla medicina territoriale. Medicina territoriale, sappiamo che si intende medico di famiglia, infermiere di comunità o di famiglia, e non ospedali di prossimità. Beh, buonasera a tutti. Per quanto riguarda la medicina territoriale, i medici di famiglia sono, io non so come definirli, perché molti non ricevono in ambulatorio, solamente per telefono. Quando vengono chiamati anche a casa, non è che sono molto contenti di andare, o non ci vanno, dicono di andare direttamente a pronto soccorso. Però anche loro hanno pagato un caro prezzo, anche loro non hanno avuto i dispositivi per tutelarsi. Questo è praticamente quello che succede su tutto il territorio, non solo della Vallesina, non solo regionale, ma anche a livello nazionale.
Molti hanno paura, molti addirittura non rispondono al telefono, quindi la gente dopo non sa che cosa fare. Si chiama l'ospedale e non risponde nessuno. È veramente una cosa allucinante. Poi si parla con i dirigenti, mandi dei messaggi ai dirigenti, li chiami per telefono, non rispondono. Tipo i direttori dell'area vasta, dopo finalmente, dopo varie volte hanno risposto. L'ospedale Iesi, per esempio, hanno fatto in modo tale che i reparti di chirurgia non c'erano più, non si facevano neanche più le urgenze, solamente le emergenze. Tutto era stato spostato a Fabriano. Hanno fatto venire un ospedale militare della Marina, che è stato un mese, è andato via sabato scorso, è stato un mese, ma è stato mal utilizzato. Praticamente pazienti del Covid non ci sono stati. Secondo me è stato organizzato male, anche perché l'ospedale di Iesi è un ospedale costruito in lunghezza, l'avrebbero potuto dividere da una parte Covid, dall'altra non Covid, e questo non l'hanno fatto. Dopo hanno mandato i tamponi anche agli operatori sanitari, venivano fatti. Sono stati fatti con ritardo, sono mancate le mascherine, i guanti, le tute, solo grazie a delle donazioni sono arrivate. Insomma, i problemi sono quelli che si sentono a livello nazionale. E adesso, per esempio, l'ospedale di Iesi volevano farlo diventare punto di riferimento del Covid, punto di riferimento regionale del Covid-19, e grazie all'intervento che è stato fatto con il Comitato di Iesi, con il Tribunale dell'Ammalato e appoggiato anche dal sindaco di Iesi, questo praticamente è stato evitato. La settimana scorsa hanno ripreso a funzionare le chirurgie, perché l'ortopedia non si faceva più, la chirurgia solamente l'emergenza e l'urologia, poi le hanno accorpate. Certo, accorpare le tre chirurgie non era il caso, perché per esempio una protesi del ginocchio, una protesi d'anca, non può stare vicino ad uno che è stato operato e che è portatore di un anno iliaco, perché si infetta. Se si infetta una protesi, sono grossi problemi. Questo adesso sono riusciti, anche perché hanno detto che mancavano il personale, ma se il personale c'era prima, c'era anche dopo. Adesso la rianimazione a Iesi si è quasi svuotata. I reparti Covid si sono svuotati. I problemi sono tanti. I punti di riferimento per il Covid dovrebbe essere l'ospedale di Civitanova, la grande cattedrale nel deserto, che dovrebbe funzionare prendendo il personale dagli altri ospedali. Allora, adesso io vorrei sentire anche la coordinatrice del comitato di Fabriano, la Katia Silvestrini, che
che ci dovrebbe spiegare la situazione dell'ospedale di Fabriano, che era stato assegnato dal potere regionale come ospedale no Covid, no? Se sia stato intaccato da situazioni di Covid, no? E nella situazione, nel momento più critico, e anche la situazione della medicina territoriale nella zona di Fabriano, questa medicina territoriale che noi, anche noi riteniamo deve essere potenziata, però di cui non vediamo l'effettiva validità, insomma, l'effettiva qualità. Ecco, questo che ci spieghi un attimino le tue impressioni, cari. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, come dicevi tu Carlo, qui da noi è stato istituito un reparto no Covid. Ha funzionato bene, nonostante non immediatamente, ma ultimamente, poi dopo qualche caso di Covid, purtroppo c'è stato anche qui, è toccato fronteggiarlo comunque anche qui. Noi abbiamo avuto 92 casi positivi, di cui 64 sono guariti e abbiamo avuto 7 decessi. Mi risulta che a tutt'oggi ancora ai domiciliari praticamente ci sono una cinquantina di persone, quindi ancora non ne siamo totalmente fuori. Come vi dicevo l'altra volta, il nostro reparto no Covid è stato installato nel nostro, purtroppo, reparto per il quale abbiamo lottato tanti anni, quindi il reparto di maternità, che in barba all'articolo 17 del decreto legge 8 del 2017 è stato comunque chiuso, anche se non si sarebbe potuto fare. Abbiamo peraltro visto spostato l'hospice. Non abbiamo un hospice che è purtroppo per la malattia, ma è un fiore all'occhiello. Nell'ex ospedale di Sassoferrato, e a tutt'oggi siamo senza hospice. Quindi vedremo se questa è stata tutta una mossa programmata oppure no, perché come diceva prima anche Franco, qui da noi è stato fatto un grande polo chirurgico, quindi in realtà tutte le operazioni che dovevano essere fatte negli altri ospedali come Iese, Senigallia, in realtà sarebbero dovuti venire tutti qui. Sì, la nostra chirurgia effettivamente ha lavorato un po' di più, ma mi risulta che su 60 operazioni, quelli che in realtà programmate, in realtà quelli che poi accettavano di venire in ospedale erano 5 o 6, non di più, su 60. Complice la paura, complice la distanza, complice un po' tutto, però la realtà era questa. Cosa ne penso dei medici di base? Anche qui i nostri medici di base hanno lavorato principalmente per telefono. Ha funzionato, io credo che, non sono innanzitutto nessuno per giudicare, ma credo che anche loro, come la maggior parte dei professionisti, sono arrivati a lottare contro un mostro a mani nude, nel senso che i DP non sono stati distribuiti, li abbiamo mandati, i nostri professionisti, i nostri eroi, i nostri angeli, così li chiamiamo, in realtà li abbiamo mandati un po' al macello, quindi abbiamo dovuto, no? Forse considerando che questo mostro ancora non l'abbiamo sconfitto, ancora dovremo farcene i conti, il mio occhio comunque continua ad essere vigile e il mio animo preoccupato per il nostro ospedale comunque,
perché ecco, come vi dicevo prima, l'hospice è stato portato via e nel nostro hospice adesso c'è l'otorino. Quindi siamo senza un altro reparto. Ce ne sono stati sottratti tanti. Avevamo la fenologia. La senologia era stato un fiore all'occhiello di Fabiano, adesso è a Senigallia. Quindi via via, comunque, o per una storia o per l'altra, ci mancano professionisti. Sono arrivati adesso i neolaureati, come diceva Franco Jantosca, che hanno avuto un contratto per un anno, ma abbiamo comunque carenza del personale. Ci abbiamo un'ala, peraltro, del nostro bellissimo ospedale che è terremotata dal 2016, a tutt'oggi è puntellata e nulla è stato fatto per risistemarla. Come dicevo prima, ricollegandomi alla chirurgia, diversi sono state le operazioni effettuate ai bambini. Molti bambini sono venuti qui a Fabriano ad essere operati, in un ospedale dal quale hanno comunque sottratto il reparto di pediatria. Noi non abbiamo più il reparto di pediatria che arbitrariamente è stato sottratto ad una realtà montana che conta di 7.823 bambini, che quindi sono completamente senza reparto. Quindi il mio occhio va comunque là, va al di là di questo aspetto del Covid, che non vorrei fosse preso poi dopo a pretesto per portare avanti comunque un disegno che non ci è mai piaciuto. Mi sfugge. Ieri il nostro sindaco ha annunciato che alle 15 del pomeriggio sarebbe stato in conferenza con i sindaci dell'area vasta. Purtroppo non ci fa sapere che cosa poi dopo sia scaturito da questo confronto, perché non vorremmo che comunque tutte le varie rassicurazioni del dottor Guidi, tutte grandi cose ridondanti, le promesse, rimanesse come sempre il libro dei sogni. È tutto. Bene, va bene. Quindi abbiamo più o meno inquadrato, ci hai anche dato le indicazioni che anche Fabriano è stato intaccato un po' da questa situazione Covid, insomma. Quindi queste paure che stanno avendo un po' dappertutto il territorio marchigiano, i malati di malattie, no, diverse dal Covid, in pratica si stanno, cioè, hanno adesso oggi la conferma da parte dei vari comitati. Cioè, a me mi risulta un arretrato spaventoso, si parla di mesi di arretrato, non ci vorranno forse 3, 4, 5 mesi prima di cercare di sistemare la situazione delle situazioni, no, delle situazioni normali, non Covid, capito? Questa, quindi figurarsi se viene fuori un'altra pandemia, cosa succederà? Adesso io passerei la parola a Luisa Una cosa perché... volevo dire, guarda, scusate se intervengo, è che la gente adesso che i reparti, io parlo di ISI, i reparti sono stati aperti, l'ortopedia, chirurgia e cosa, si chiamano i pazienti che sono in lista per interventi e hanno paura di venire, hanno paura di venire. Addirittura, questo io lo capisco. Questo sì. Perché non è possibile. Se voi pensate che la gente con patologie cardiache per la paura non si sono ricoverati in ospedale e i malati cardiopatici sono aumentati dal 30 al 35%. Questa è la situazione, purtroppo. E loro non lo capiscono, perché se avessero aperto gli ospedali chiusi e se avessero preso del personale, prima di tutto avrebbero risparmiato. Se
sia economicamente, e forse avremmo avuto meno morti. I conti tornano, diciamo. Luisa, vorrei che ci spiegassi la situazione di Amandola col coronavirus, no? Con questo ospedale che non vi hanno ristrutturato, no? Il Vittorio Emanuele II non vi hanno voluto ristrutturare, no? Che per pochi soldi si poteva ristrutturare. E anche tu, se ci dai una tua informativa su questa medicina di base, se ha fatto qualcosa per i malati di coronavirus. So che voi non siete stati colpiti molto dal coronavirus, comunque facci sapere, insomma, com'è la situazione. Sì, Carlo, in questo contesto montano siamo stati, tra virgolette, più fortunati da questo punto di vista, vivendo già più isolati. Anche noi ora, quindi i casi di coronavirus da noi si sono contati sulle dita, sì, praticamente. E noi adesso siamo entrati... Io non l'ascolto. Scusa, dimmi. Katia, dicevi qualcosa? No. Ok, dicevo, anche noi siamo entrati nella seconda fase della pandemia, ma la situazione in ambito sanitario, come accennava Carlo, qui ad Amandola e dintorni, di fatto è pressoché invariata. La regione stabilì che ad Amandola fosse un no Covid, ma di fatto noi non abbiamo avuto nessuna struttura sanitaria pronta dopo 4 anni di attesa, questo dal sisma 2016. Infatti non è stata ancora portata a termine né la struttura provvisoria dedicata al reparto di medicina, ubicata di fronte al campo sportivo ad 1,5 chilometri dal Vittorio Emanuele II. Questa struttura è in costruzione, doveva essere pronta per i primi di aprile di questo 2020 per il padiglione di medicina, e non è stata completata neanche la ristrutturazione del Vittorio Emanuele II, questo nel rispetto dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione, sempre del SISMA, e in vista della futura realizzazione della struttura ospedaliera nuova, sempre in zona Pian di Contro. Quindi abbiamo un'ordinanza che la stanno rispettando, ma in maniera non veloce, cioè i lavori vanno a rilento, il vecchio Vittorio Emanuele II non è stato soggetto a demolizione, quindi per questa ordinanza del commissario deve essere ristrutturato, almeno nelle parti ristrutturabili, proprio perché andrà a essere ricostruito di là da venire una nuova struttura sanitaria. Questo a 4 anni dalla prima scossa tellurica, e soprattutto non sono stati ripristinati tutti i servizi sanitari antecedenti il sisma. Tali servizi oggi sono ancora più necessari e invece continuano a decrescere. E va ricordato che avevamo appunto una chirurgia generale ridotta, la presenza di un anestesista, figura oggi del tutto assente, per cui ad Amandola sono state sospese persino le tasse. Io adesso non sto sentendo Luisa, non so se voi la sentite. Voi la sentite, Luisa? E non sta andando l'audio, io non sento l'audio di Luisa. Luisa, mi senti? Luisa, scusami, io non sento l'audio, quindi non sto sentendo l'audio, cioè adesso non si sente più. Prova a parlare, Luisa. No, io non riesco a sentire l'audio. Carlo, riprendi un attimo tu, poi gli ridiamo la parola. Sì, sta emergendo, in pratica quello che adesso seguivamo la Luisa, sta emergendo questa situazione abbastanza confusionaria. Questi giorni, proprio ieri, addirittura un giornale, un quotidiano ha pubblicato
che l'Università di Siena avrebbe classificato i vari governatori delle varie regioni Marche, no, per la loro validità, delle varie regioni italiane, scusate, per la loro validità nell'affrontare questo coronavirus, insomma, no? E sembra che l'Università di Siena abbia dato il nostro governatore questa votazione spaventosamente favorevole di 8, insomma, no? Cioè, tutte queste notizie che ci stanno arrivando, che ci state dando voi, ma che ci arrivano a noi da tanti anche amici che si sfogano con noi, perché no, sanno che noi siamo il comitato regionale, magari hanno paura di mettersi in evidenza, di mettere la faccia, però ti telefona, insomma, e quindi noi le situazioni le sappiamo più svariate di tante persone che soffrono, insomma, no? E abbiamo ritenuto ieri di fare un comunicato dandogli a questo governatore della regione Marche un bel 3, a essere generosi, insomma, no? Perché abbiamo anche elencato tutte le ragioni, no? La gente si scorda, c'ha la memoria corta, le ragioni per cui questo voto è più che meritato, questo 3 che gli diamo noi, perché nessuno ricorda che le Marche hanno avuto quasi 1000 morti, insomma, no? Nessuno ricorda che nella zona di Pesaro era irrefrenabile la pandemia, non riuscivano a frenarla, c'era una disorganizzazione totale. Nessuno ricorda i morti nelle case di riposo, cominciò con Cingoli, vi ricordate, no? E poi è proseguito nelle case di riposo, nelle RSA, no? Come se queste qui fossero dovevano essere governate dai comuni, e quindi solo i comuni erano responsabili. Ma sulla sanità il vero responsabile è la Regione Marche, no? E nessuno ricorda tutti i DPI, cioè tutte le mancate protezioni da parte sugli infermieri, sui medici, no? Quello che avete detto un po' voi, insomma, no? Sui medici di famiglia che non sono andati più nelle case, quanta gente potrebbe essere morta, non lo so, quanta gente potrebbe essere morta dentro casa. Queste sono cose che non si mettono nell'inventario, ma possono essere successi tanti casi di questa situazione, no? Perché chiaramente io non è che do la colpa ai medici di famiglia, ma loro avevano paura di andare nelle case, no? Molta gente ci segnala che i medici di famiglia non rispondono al telefono, alcuni medici di famiglia non si fanno neanche sentire, capito? E quindi è venuta fuori una confusione, una disorganizzazione generale che ha portato a essere le Marche una delle regioni più infette, diciamo, no? Specialmente nella zona del nord, si è salvata una parte del sud, nella Scolano e nella bassa maceratese, insomma, no? E poi adesso chiaramente perché si sta diluendo questa situazione? Perché si sta diluendo in tutta Italia. Non è che il merito del governatore della regione Marche. Quindi, se dobbiamo valutare la validità della gestione delle Marche, la validità è un'insufficienza totale, insomma. Questo, scusate, credo che siete tutti d'accordo, insomma, no? come comitato regionale. E allora adesso tornerei alla Luisa, se tu, Gaetano. Sì, appunto. Vediamo, Luisa, prova a parlare, scusami. Ah, che miseria, Luisa. Io non la sento, non so se ci riesci, Luisa, a disconnetterti e riconnetterti, ma voi la sentite? Io purtroppo, se non la sento io, non registriamo l'audio. Allora facciamo così, vediamo se Luisa... purtroppo io no, qui sono i misteri della rete, quando ci sono ste robe delle volte uno si sente, l'altro no. Io direi di fare proviamo adesso, mettiamo in stand by la Luisa e proviamo con la vettrice, no? Luisa, puoi fare una prova, scusami, aspetta, sì adesso diamo subito la parola a Beatrice. Luisa, c'è un pulsantino che toglie l'audio, prova a toglierlo e rimetterlo, delle volte... Non so se riesci, guardando sul tuo telefono, il computer, quello che usi, c'è un pulsantino dove c'è il microfono, no? Prova a toglierlo e rimetterlo, delle volte magari funziona. Niente, non riusciamo a sentirlo. Beh, allora facciamo così, intanto ecco, facciamo così, io direi, Beatrice, mi senti? Sì. Ok, allora io direi così per adesso. Parla tu, Beatrice, intanto vediamo poi come allora, fare a sistemare. Allora, la Beatrice, okay. Io gli vorrei chiedere un attimino, no, abbiamo fatto tutta questa descrizione posta di questa situazione molto brutta, gestita molto male,
nella regione. Adesso andiamo nella perda della surdità, che sarebbe questa iniziativa di questo Covid Hospital a Civitanova, no? Civitanova, che è un ospedale che poteva benissimo essere potenziato, no? Ci spiegherà Beatrice, come ospedale di Civitanova, come può essere potenziato Iesi, come può essere potenziato Fabriano, no? Come può essere potenziato San Severino e altri ospedali. Ma questo era già nei quattro punti nostri cardine, no? Vi ricordate? Il punto 2 dei nostri punti cardine, dicevamo mantenimento e potenziamento degli attuali ospedali, capito? Compresa Mandola e Pergola, naturalmente, no? Civitanova, oltre ad essere una città in grande espansione, c'è un ospedale che può essere benissimo potenziato anche strutturalmente, mentre gli è venuto in mente a questi signori, prima hanno pensato a un vascello, no? a una nave, no? Seconda hanno pensato a un palazzetto dello sport, alla terza hanno pensato di fare un ospedale nuovo, chiaramente sempre con l'idea del baricentrismo, in una fiera, in un capannone della fiera di Civitanova, dove che è diventato il capannone, come la chiamano, l'astronave d'Italia in pratica. L'astronave, no? Covid Hospital, sì. Bertolaso, l'astronave, ha assunto vari nomi. Noi, Presidente, vorrei ricordare che siamo stati i primi, noi del Comitato regionale, dei comitati locali aderenti, a criticare questa scelta prima ancora che fosse individuata la location, quando ancora si parlava della nave, perché è strategicamente sbagliata. Sbagliata per quale motivo? Perché la stessa epidemia corrente, quella attuale, ci ha dimostrato come sia necessaria una struttura sanitaria regionale, una strategia per il sistema sanitario regionale completamente diverso, nel senso della completezza dei servizi erogati e quindi della capacità di essere anche flessibile. Perché dico questo? Perché basti pensare che all'inizio dell'epidemia, quando il virus si conosceva poco, venivano impiegate determinate funzioni ospedaliere, quindi molto di più le terapie intensive, le rianimazioni, molto di più le pneumologie, perché si era identificato, io non scendo mai negli aspetti tecnici, per questo ci sono i medici, abbiamo qui il dottor Ian Tosca, se vuole poi lui integrerà, però comunque nella prima fase dell'epidemia, per il fatto che questo era un virus nuovo e sconosciuto, si sono messe in campo delle strategie, servivano delle determinate precise funzioni ospedaliere. Nel corso dell'epidemia, quando il virus è stato conosciuto meglio, ci si è accorti che servivano altre funzioni. Si è capito, per esempio, l'importanza di avere le UTIC, l'importanza di avere insieme anche le funzioni più legate, diciamo, agli aspetti del sangue, no? E gradualmente si sono anche sfollate, svuotate lentamente le terapie intensive. Allora, noi speravamo del Comitato regionale e dei comitati pro ospedali delle Marche che questa esperienza illuminasse le menti delle nostre istituzioni e facesse capire che non si può rispondere a un problema con una soluzione tampone, ma con una struttura solida. E questo il comitato l'aveva proposto già a fine febbraio. Ricordo che a firma del presidente Carlo Ruggeri, ma con la collaborazione di tutti i comitati aderenti, ci siamo sentiti con le difficoltà che c'erano, perché già, voglio dire, la paura a fine febbraio c'era, i casi di Pesaro c'erano, le morti c'erano. Noi abbiamo diramato un comunicato sia a mezzo stampa, sia a mezzo social, sia poi inviato anche nei primissimi giorni di marzo alla Protezione Civile, in cui chiedevamo la riapertura dei 13 ospedali chiusi con la delibera del 2015, di metterli in uso per le patologie non Covid, perché avevamo capito che non sarebbe stata una cosa passeggera e quindi tralasciare completamente le cure delle patologie non Covid ci avrebbe portato a più morti, perché di questo si tratta anche tra le patologie non Covid, basti pensare all'incremento di circa il 30% di morti per infarto, e soprattutto ci avrebbe comportato da qui ai mesi a venire, forse agli anni a venire, un ingolfamento di tutte le funzioni ospedaliere.
Avevamo chiesto il ripotenziamento degli ospedali di primo livello e degli ospedali di zona, quindi di reintegrarli di tutte le funzioni che avevano, perché questi ospedali, pensiamo agli ospedali depotenziati, recentemente depotenziati, quindi Fabriano, San Severino, Camerino, ma anche Civitanova, Senigallia, anche Iesi, un po' tutti, no? Lo sappiamo, chi più chi meno, in misura diversa sono stati oggetto di tagli, di ripotenziarli immediatamente in modo da poter affrontare questa epidemia in modo diverso, di separare completamente percorsi puliti, percorsi sporchi, e in larga parte degli ospedali di primo livello questo si poteva fare se fatto per tempo, con i giusti criteri, con le giuste metodologie. Invece ci siamo trovati a rincorrere gli eventi, si sono ritrovati per loro stessa missione a rincorrere gli eventi, a prevedere prima uno o due ospedali Covid per tutta la regione, poi vedere che non erano sufficienti, tamponare. Noi abbiamo fatto questa proposta, quindi a chi dice che noi critichiamo e basta, io vorrei ricordare che nelle prime fasi noi non abbiamo fatto nessuna critica, abbiamo operato una proposta. Dopodiché siamo stati zitti per circa un mese, proprio perché non ci sentivamo nel mezzo della pandemia, dei morti, del disastro che abbiamo vissuto, di lanciare le pietre contro nessuno. Però abbiamo lavorato nelle retrovie, abbiamo lavorato dietro le quinte per le vie brevi, abbiamo fatto segnalazioni di tutte le problematiche che ci venivano evidenziate, anche i comitati locali, tra cui alcuni che sono qui, hanno fatto le loro comunicazioni alla Protezione Civile circostanziando situazioni specifiche. Io speravo, noi speravamo tutti che questa cosa avesse fatto, potesse far capire che la soluzione non è un ospedale grande, no? Come potrebbe essere il Covid di Civitanova, poi vedremo che così grande neppure lo è, però adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco, né soluzioni accentrate. Così come non possono essere le soluzioni, come non può essere una soluzione la medicina territoriale cosiddetta leggera, perché i medici di famiglia hanno avuto problemi nell'andare incontro alle esigenze dei cittadini, sia perché sono mancati dispositivi di protezione individuale, sia perché alle spalle non avevano una struttura ospedaliera sul territorio, quindi una struttura non soft ma hard che li supportasse nelle loro indagini, che potesse fare le terapie, che potesse fare i prelievi per gli esami del sangue, che potesse fare i tamponi o gli esami serologici, non avevano, che potesse anche far fronte all'enorme richiesta di esami di raggi per vedere la situazione dei polmoni. Questa è la realtà. Quindi noi non risolviamo con la cattedrale del deserto, cioè in mezzo al centro commerciale di Civitanova, né con i medici, gli infermieri di famiglia mandati allo sbaraglio. Noi risolviamo ripristinando una rete ospedaliera territoriale, rimpinguata, rinforzata delle giuste unità di specialisti e di organico necessarie, e soprattutto ripristinando quel numero di posti letto che è ragionevole avere e che l'Italia e le Marche non avevano più a inizio emergenza, se paragonate agli altri paesi europei, agli altri paesi avanzati, perché noi dobbiamo ricordare che dal 2010 al 2018 come regione abbiamo perso 1300 posti letto. Questi posti letto in più sarebbero stati riconvertiti all'occasione per le terapie intensive, per le pneumologie, per le cure del sangue, così come è necessario che si possa fare davanti a un'emergenza. Sento parlare, poi scusate, lascio la parola agli altri, di possibile recrudescenza del virus, di una possibile evoluzione con ulteriori mutazioni. Già gli scienziati hanno detto che le mutazioni ci sono, cioè il virus si è manifestato sotto forme diverse, quindi a maggior ragione la soluzione non è una soluzione statica per risolvere il momento puntuale di oggi, ma deve essere una soluzione organica, strategica, di revisione complessiva delle scelte fatte. Bene,
Va bene? Collegamento, dimmi Franco. Allora, io mi riallaccio un po' a quello che ha detto Beatrice, perché noi adesso dobbiamo puntare sul fatto che se dovesse ritornare il Covid, non dobbiamo fare in modo tale da non ritrovarci nelle stesse situazioni, perché loro vogliono, per esempio per l'ospedale di Iesi, come io ho sentito e come hanno detto, rivogliono fare un'altra volta, chiudere i reparti, fare tutto Covid, cioè ci ritroveremo con gli stessi problemi di adesso. Non si è capito che non si muore di solo Covid, ma ci sono anche altre patologie. C'è la patologia cardiologica, oncologica, ci sono tante altre malattie. L'ospedale non può un domani essere solo Covid, e allora dobbiamo fare in modo tale da non ritrovarci nella stessa situazione. Dobbiamo cercare di stare sempre con il fiato sul collo, perché solo così possiamo, ed essere uniti ovviamente, non viaggiare ognuno per i fatti suoi, solo in questo modo possiamo ottenere qualcosa. Non si è detto che si ottiene, ma possiamo sperare di poter ottenere qualche cosa. Va bene. E Luisa, allora, sente Gaetano, Luisa? Ecco, vediamo se la sentiamo, Luisa. No, Luisa non la sento. Luisa, allora fai una cosa, scusa, disconnettiti e ti richiamo io. Ok, quindi intanto... tornando alla medicina territoriale, quindi fermo restando che il nostro programma, quello, i nostri punti cardine poi alla fine sono sempre attuali, no? Quanto riguarda il coronavirus, per il caso di no coronavirus. In qualsiasi caso è un programma dove non c'è da cambiare neanche una virgola, il programma che abbiamo fatto 2 anni fa, chiaramente leggermente corretto, no, in base al coronavirus, come è stato fatto il 29 febbraio, no, in cui, ripeto, e come ha detto la Beatrice giustamente, si chiedeva, no, di essere bravi, la bravura, la professionalità, di fare dei percorsi negli ospedali grassi, dei percorsi puliti e sporchi, e riaprire i piccoli ospedali per le medie e piccole necessità, che avrebbero sgravato nettamente gli ospedali grossi di tutto questo arretrato che si sta, sì, ci sei, che si sta accumulando in pratica. I nostri punti cardine, come ripeto, sono alla fine sempre quelli, solamente, caro dottor Iantosca, che loro vogliono mantenere il piano sanitario regionale. Cioè, qualsiasi cosa succeda in pratica, se la pandemia dovesse finire, fortunatamente c'è qualche scienziato che dice che a giugno finisce, qualche scienziato di altissimo livello dice che a giugno sparisce questa pandemia, non lo so, ci fosse questo miracolo, non è che loro pensano che potrebbe, capito, non tengono in conto che può ritornare fra un anno, anche se sparisse a cosa. Loro mantengono il loro piano sanitario di tagli, no? In cui i vostri ospedali, Fabriano, Iesi, non verranno riaperti i piccoli ospedali, verranno smantellati, come stavate dicendo voi adesso, se verranno smantellati i vostri ospedali, perché, no? Il modello, ve lo ricordate cosa dice il piano sanitario? Il modello è Fano, no? Fano è stato smantellato, continua a essere smantellato e sarà il modello per i vostri ospedali, Fabriano, Iesi, San Benedetto, Civitanova e tutto il resto. La filosofia è quella di andare avanti con il baricentrismo, quindi l'ospedale, questa buffonata dell'ospedale di Civitanova, di Bertolaso, è un baricentrismo, perché lì vengono concentrati tutte le situazioni Covid, no? Smantellando già da ora tutti gli specialisti degli ospedali, gli specialisti più bravi li portano in questo ospedale di Civitanova. E i reparti che vengono smantellati di specialisti, che fine fanno? Sono più validi quei reparti? Non lo so se... Presidente, posso aggiungere una cosa? Prego. Posso, Presidente? Riguardo a questo aspetto,
Io che sono di Civitanova e quindi posso in qualche modo parlare per i cittadini della provincia di Macerata, faccio notare che questo progetto Covid Hospital Bertolaso, oltre a tutte le lacune che ha e che noi abbiamo evidenziato già ai primi d'aprile quando si è iniziato a parlare di questo progetto, ha un altro effetto tragico su tutte le aree vaste, in particolare sull'area vasta 3 della provincia di Macerata. Sottrae personale alle aree vaste perché si va ad attingere sul personale già in forza al servizio sanitario e non ci sono inserimenti di nuova forza lavoro specializzata, e porta alla chiusura necessariamente di alcuni reparti proprio dell'ospedale di Civitanova. È una chiusura che non è nelle carte ma è nei fatti, perché nel momento in cui si sono resi conto che avere le terapie intensive nel Covid Hospital Bertolaso senza avere la rianimazione sarebbe stato assolutamente inutile, vista la collocazione, poi non so se Gaetano riesce a mostrare la foto di dove è collocato il Covid Hospital. È qui. Il Covid Fiera Hospital o Astronave o Bertolaso Hospital è nel cerchio rosso che voi vedete in basso sulla destra. Molti fanno confusione con la vecchia fiera, invece no, è lì, è dentro al centro commerciale Cuore Adriatico. Questo lo dico perché chi chiaramente è di altre zone delle Marche non è detto che sappia com'è strutturata Civitanova. È nel bel mezzo di una zona commerciale con il palazzetto dello sport di fianco e con il Cuore Adriatico dall'altro lato. C'è un'unica via, che è quella che io ho tracciato in rosso sulla piantina, da percorrere per arrivare all'ospedale civile di Civitanova, e quella, quel tragitto incontra le due rotonde del centro commerciale, che sono le più trafficate perché sono anche le rotonde che portano all'ingresso dell'autostrada A14, quindi del casello, alla superstrada e anche al vecchio centro commerciale, vecchio centro commerciale Capacchietti addirittura degli anni 70, ma anche il Civita Center, che è quello diciamo dove c'è il Globo, il Mercatone, quello lì, sono a pochissimi metri di distanza i due centri commerciali. Ecco, questa è la collocazione del Covid Hospital. Quindi quando si sono resi conto che non potevano con l'ambulanza nelle ore di punta, ove fosse necessario, portare i malati gravi da lì alla rianimazione di Civitanova, e non era sicuramente il caso di pensare a un eli soccorso, benché lì ci sia la piazzola per l'eli soccorso, ma fare con l'elicottero Civitanova centro commerciale, Civitanova ospedale sarebbe stato francamente ridicolo, e se ne sono resi conto anche loro, allora hanno pensato di mettere dentro la rianimazione. Questa cosa comporterà e ha comportato di fatto un quasi azzeramento della rianimazione di Civitanova, non solo come struttura, come reparto, ma proprio anche come personale, perché molti degli operatori delle rianimazioni di Civitanova mi dicono, quasi tutti, vedremo nei prossimi giorni, non azzardo ipotesi che ancora non si sono verificate, comunque stanno per essere trasferiti dentro la rianimazione del Covid Hospital. Quindi un ospedale come Civitanova, che è punto di riferimento per la costa, no? Perché dopo di noi il primo ospedale di primo livello vicino è Macerata, lungo la costa non ce ne sono altri al momento, è stato privato della rianimazione, che è il cuore pulsante delle attività chirurgiche di un ospedale. Quindi già i suoi danni il Covid Hospital li ha fatti. Inoltre faccio notare a tutti coloro che dicono ma Caldonato non si guarda in bocca i 12 milioni che poi sono diventati 10, forse 9, sono stati donati dai privati, sono delle donazioni, sottolineo che purtroppo non è vero. Ricordo che 5 milioni sono della Banca d'Italia, bisogna che lo dici. È proprio questo volevo dire, 5 milioni dei 9 che sono finora stati spesi a quanto pare,
provengono dalla Banca d'Italia, quindi non sono donazioni, sono soldi pubblici stanziati nell'ambito di un progetto, di un programma che ha fatto Banca d'Italia non solo per le Marche ma per tutta Italia, e che nel resto d'Italia sono stati impiegati in maniera diversa. Parliamo del documento di Banca d'Italia del, se volete vi dico anche la data, è stato pubblicato il 31 marzo 2020 attraverso un comunicato stampa. In quel documento chi vuole può trovare tutti gli stanziamenti erogati da Banca d'Italia per tutte le regioni d'Italia. Per quanto riguarda le Marche si parla di questo stanziamento per i 100 posti letto di terapia intensiva nell'area, addirittura il documento riporta ancora area di Ancona, che poi è diventata l'area di Cittanova. Oltretutto questi 100 posti letto poi sono diventati nella delibera di giunta 90, perché il Covid-100, vi ricordate che all'inizio lo chiamavano così, poi in realtà una volta deliberato in giunta con la delibera del 3 aprile è diventato un Covid hospital di almeno 90 posti. Nella realtà, nel progetto, neanche nella realtà, nel progetto poi si è parlato, effettivamente sono stati realizzati 84 posti letto. Quindi addirittura si tratta di un'opera, se uno volesse proprio essere in punto di diritto, pure illegittima. Perché nella delibera di giunta si parla di almeno 90 posti letto, invece questi sono di meno, sono 84. E nell'erogazione di Banca d'Italia si parla di 100 posti letto. Quindi è stata realizzata un'opera, al di là di tutte le questioni urbanistiche che fior di avvocati hanno evidenziato a livello locale, che riguardano una questione locale, comunale, su cui non entro, ma anche proprio da un punto di vista della legittimità del progetto in funzione alla delibera che lo ha decretato e in funzione allo stanziamento di Banca d'Italia, è carente per il numero di posti letto e quindi per una prerogativa importante del servizio che doveva erogare. Perché i posti letto di terapia intensiva costano 6 posti letto in meno o 16 posti letto in meno, con le cifre che abbiamo sentito, sono insomma, riguardano un importo non secondario. Luisa, il collegamento c'è con la Luisa? Io ti sento, Luisa. Gaetano? Luisa? Che miseria, andava bene prima. Allora fai così, fai come prima, Luisa, disconnettiti che ti rimetto dentro io e ti facciamo parlare subito così non sbagliamo. Chiudi la connessione, Luisa. Qualcuno, ecco, intanto Carlo, magari fai tu un attimo, un minuto. Nel frattempo ricordo un'altra volta che il tre... ci siamo? No, io Luisa non la sento purtroppo. Se non la sento io non registriamo l'audio, quindi devi proprio chiudere la connessione, Luisa. Pulsantino rosso, questo pulsante qui, se riesci a vedere, devi schiacciare questo in modo che termini la chiamata e io ti richiamo. Nel frattempo problema. Ricordo i provvedimenti governativi, no? Se ve lo siete scordati, che riguardano 3 miliardi e 700 milioni, tra cui in pratica la metà sono dedicati alla medicina territoriale. Si parla di 10.000 infermieri assunti con questa erogazione, in pratica, no? 10.000 infermieri che vengono mandati nelle case. La domanda è questa, ma cosa sì, vanno pronto? A fare? Ecco, scusami Carlo, prima no, che la perdiamo, senti? Facciamo parlare subito Luisa. Vai Luisa. Sì, grazie. Dunque, non so se prima si è sentito quello che ho detto, comunque velocemente dico che nella nostra zona i casi di coronavirus si sono contati sulle dita, quindi siamo stati fortunati, tra virgolette, vivendo in una zona pressoché più isolata, ovviamente. Ora, entrando in questa seconda fase di pandemia, anche noi in ambito sanitario vediamo che la situazione è pressoché invariata, sia dal punto di vista della ristrutturazione del Vittorio Emanuele II che della
costruzione che si sta facendo adesso del padiglione provvisorio di medicina ubicato di fronte al campo sportivo, anche questo distante da un chilometro e mezzo dal vecchio ospedale, quindi con tutte le difficoltà che comporta il trasporto dei pazienti per la diagnostica da quella zona all'ospedale. Ecco, quindi questa struttura doveva essere pronta per i primi di aprile, ed invece ci sono stati dei problemi per cui slitterà, penso a luglio, non so di preciso da come hanno detto, ma non è tanto questo, le nostre difficoltà sono aumentate perché sono diminuite anche soprattutto i servizi sanitari, sono andati a diminuire ulteriormente in un momento in cui servivano di più. Come ho già detto, abbiamo la mancanza dell'anestesista, è stato praticamente tolto, e quindi non abbiamo più il servizio riguardante la terapia del dolore e neanche le TAC col contrasto per le malattie più serie, ovviamente. Ma in questo periodo, come diceva Carlo, si è verificato un forte incremento del flusso di persone che ricorrono al pronto soccorso, come in altre zone, per altre patologie che non sono più rinviabili. Come diceva il dottore, ci sono 10 milioni di persone che sono malati cronici in Italia, soprattutto per problemi cardiovascolari e oncologici. Qui c'è una cronicità diffusa, perché la popolazione è pressoché soprattutto anziana, e quindi in merito a questo io credo che non si possa continuare a dover rinunciare al servizio anche del pronto soccorso ricorrendo solo e solamente ai medici di base. I medici di famiglia, come abbiamo già detto, non sono adeguatamente supportati. Ecco, adesso l'audio è andato via. E Luisa è andato via l'audio. Ti vediamo, ma io non ti sento. Probabilmente qualcuno ti sente. Questi sono i misteri, purtroppo. È il mistero di Messenger. Cioè, bisognerebbe usare qualcosa di più professionale, ma poi, ripeto, bisogna caricare i programmi, insomma, diventa di difficoltoso. Dai, comunque il grosso modo non ti sento. O ti disconnetti di nuovo e ti rimetto io. Intanto, ecco, tanto hai capito come funziona. Purtroppo questo è quello che ci offre la rete. Qualcuno ti sente, poi sono un'anomalia assurda. Il problema è che se non ti sento io non prendo l'audio e poi non va. No, quando non va, l'unico modo è disconnettersi proprio, cioè chiudere col pulsantino rosso. Intanto Carlo, dai, continua tu un attimo. No, io ricordavo che il governo ha stanziato 3 miliardi e 700 milioni, di cui la metà sulla medicina territoriale, no? Va bene, se la cosa fosse valida non ci sarebbe niente da fare, niente da dire, no? Ma purtroppo noi vediamo, diciamocelo chiaramente, diciamo che questa medicina territoriale non è che sia quella che poi combatterà il coronavirus, no? Perché sinceramente adesso il dottore mi darà una rispostaccia, non lo so, ma la domanda è questa: ancora io mi devo rendere conto anche che razza di cura si deve dare ai pazienti in casa quando siamo all'inizio dell'eventuale, quando cominciano i sintomi. Dottore, oggi il presidente degli Stati Uniti ha detto che questa cura che lui sta facendo, la cura della china, con l'azoto in pratica, no? Che pur non essendo positivo, l'avete sentito i telegiornali, no? Ha detto che lui si cura con la china e con l'azoto in pratica, no? Ma quando sappiamo benissimo che la china, che combatte la malaria eccetera, è pericolosa per il cuore in pratica, no? Quindi la domanda è questa: il medico di famiglia che armi c'ha per cercare di frenare la positività quando uno è positivo dentro casa, non andando a casa? Quali medicinali in genere si danno per essere sicuri che frenano un appeggioramento della situazione? Beh, guarda, prima di tutto dico una cosa, che tutti i farmaci tutti hanno effetti collaterali, quindi se fanno bene per una cosa, poi ci sono gli effetti collaterali. È ovvio che oggi
la prima, il primo farmaco da dare, cioè adesso non dare i farmaci per la malaria, perché quelli devono essere dati sotto controllo, dare una tachipirina, l'antibiotico di supporto a casa non è che si può, questo per i sintomi molto molto leggeri, perché dopo se si va nella insufficienza respiratoria e nella anosmia e come si chiama, dopo bisogna andare per forza in ospedale, perché c'è poco da fare con l'insufficienza respiratoria, oppure altri farmaci, l'eparina oppure il tacilizumab che si dà per l'artrosi, questi sono i farmaci che anche i medici di famiglia potrebbero dare, è ovvio. Sono dei tentativi, non è che c'è un protocollo ben preciso in cui questi qui poi potrebbero sventare, quindi ci vuole per forza un aumento di posti letto e di ospedali, no? Cioè, a livello mondiale i protocolli sono questi, non è che poi, certo, i protocolli vanno fatti in ospedale, il paziente va ospedalizzato e seguito, e poi va seguito anche nel post-Covid. E quindi torna il discorso che il policentrismo ospedaliero nelle Marche sarebbe quello che potrebbe benissimo aiutare, no, questa situazione, non gli ospedali unici provinciali, no? Perché no. Oltre agli ospedali unici provinciali, oltre a un aumento di infezione spaventoso, sono pericolosissimi a questo punto, con la pandemia, sono pericolosissimi in un ospedale unico provinciale, no? Cosa facciamo? Infognamento di infezione, no? Esatto. Gli ospedali minori, sia gli ospedali di primo livello, sia gli ospedali da riaprire, servirebbero per fare il lavoro che dovrebbe fare il medico di famiglia, perché siamo nella incertezza più totale. Anche queste USCA, no? Le USCA, le unità USCA, no? Che sarebbero quelle che dovrebbero venire a fare i tamponi dentro casa, mandate dal medico di famiglia, e ti dovrebbero anche dare la cura, da quello che ho capito loro, ti dovrebbero indicare la cura. Ma cosa indicano la cura se non sanno quali sono le patologie e la storia del malato? Cosa indicano la cura? Io non sono un medico, ma sempre per ragionare in maniera logica, no Franco? Non lo so. È ovvio che tutto va organizzato, non si può uno alzare la mattina e si fa così, ognuno si cammina, ci devono essere dei protocolli scientifici già adoperati che vanno applicati. Però non c'è nulla di questo, capito? Quindi ogni medico di famiglia deve andare secondo il mix, come li chiamano, il mix di medicinali, indovinare qual è il medicinale più adatto, non lo so, siamo anche lì nella confusione più totale. Quindi sta medicina territoriale, in pratica, a cosa servirebbe in questo caso? Perché il governo ha stanziato metà dei soldi invece di riaprire gli ospedali per gli infermieri? A cosa servirebbero gli infermieri nelle case? Gli infermieri per le case e soprattutto per il post-Covid, che dovrebbero essere seguiti a casa, quelli che vengono dimessi seguiti a casa e tutto, soprattutto quelli che hanno delle patologie di base oltre al Covid. Sì, io li chiamo gli infermieri mordi e fuggi, naturalmente, no? Perché ne parlavo oggi con un dottore che dice: gli infermieri cosa vengono a fare, la puntura, o vengono a farti la flebo, poi se devono stare 4 ore lì a vedere come se funziona o no la flebo, in pratica non ti ci stanno, vanno via, no? E la solita domanda finale è: se chi deve togliere la flebo, la toglie la famiglia la flebo. Cioè, se questa è la medicina territoriale, insomma, veramente siamo a livelli, cioè o si riqualifica tutto ad alto livello, e nonostante questo ci vogliono anche gli ospedali di prossimità, perché l'ospedale di prossimità è quello che fa gli accertamenti, che c'ha le TAC, che c'ha le eventuali risonanze magnetiche lì vicino, no? Che gli fanno un accertamento generale. Ma l'assistenza a casa deve essere fatta proprio per quei pazienti cronici, quelli che hanno delle patologie di base dove non si possono muovere,
Sono questi i pazienti post-Covid, possono essere seguiti, non è che devono fare una terapia infusionale, tanto quella l'hanno già fatta, l'hanno fatta in ospedale, c'è poco da fare. I pazienti oncologici possono essere seguiti a casa, fanno le terapie a casa. Ci sono lo IOM, per esempio, di cui ho fatto parte, andavo a vedere i pazienti, li medicavo, li facevo la terapia, aspettavo lì. E questo l'assistenza domiciliare. No, no, non è che dico che non ci deve essere potenziata, però, come ti ripeto, è sì, necessario fare un piano, diciamo, pluricentrico, no? Come ospedali, non baricentrico. Io sto attaccando il baricentrismo, insomma, no? Che loro vogliono continuare a fare, insomma, è questo il problema. Beatrice? E la Luisa si sente? Pronto, mi sentite? Sì, sì, va, scusate, non volevo... per... Allora Luisa, sì, no, vai velocemente soltanto... in modo che siamo sicuri di sentirti, perché poi cade, non so perché. Sì, no, volevo chiedere al dottore cosa ne pensa del fatto che si sia ritardato tantissimo a fare l'esame autoptico ai morti, cioè praticamente la diagnosi post mortem, se fosse stata fatta prima forse avrebbero trovato qualche soluzione migliore, non capisco il perché. Questo perché per fare le autopsie ci vuole nelle morti violente secondo me andavano fatte le autopsie, non sono state fatte per una questione di chiudere subito i pazienti e portarli via. Invece l'autopsia andava fatta per uno studio mirato del Covid, esatto, che sì, avrebbe dato una mano sicuramente nel fare nella terapia e nel procedere con un programma terapeutico ben preciso. Certamente. E poi anche il discorso dei tamponi, che ostinatamente non sono stati fatti a tappeto, e nelle Marche mi risulta che sono stati fatti circa 50.000 tamponi, ma è una cifra irrisoria. È una calcolata, cioè... per esempio nell'RSA di Iesi hanno detto che non c'è il Covid, ma su 120 persone che sono ricoverate ne hanno fatte solamente 11. Ecco, appunto. E basta. Allora, secondo me il tampone va fatto a tutti nell'arco degli anni, dei mesi. Anche ripetuto, presumo, in questa fase qui era importantissimo, perché riaprire senza sapere se hai avuto il Covid o se sei un portatore sano o se sei in incubazione, per dire, insomma, il pericolo... ci sarebbe se non io non so io non so se personalmente ho il Covid e sono asintomatico oppure... esatto e che dire, scusate, del plasma, no? se ne sta parlando tantissimo. Perché non procedere per quel tipo di sperimentazione, visto che sembrerebbe che funziona, quantomeno poi non si sa, no, per quanto tempo ti possa coprire, perché non diffondere su larga scala questo tipo di situazione che sembra funzionare, dottore? Per esempio anche la terapia del plasma, no? Anche quella, perché se uno è guarito dal Covid, ovviamente poi anche lì bisogna vedere, perché non a tutti si può fare la plasmaferesi, no? Quella è una forma, sono praticamente delle gamma globuline, degli anticorpi presi dai pazienti che sono stati colpiti e guariti, e in fondo non è che hanno una copertura a lungo tempo, hanno una copertura di 15-20 giorni, in modo tale, è come le gamma globuline per il tetano, è uguale. Ok, che c'era Beatrice che doveva parlare. Beatrice? No, sì,
se Luisa deve completare, non voglio interrompere un tema. Luisa è di nuovo silenziata, quindi Luisa io non la sento, mi dispiace. Va bene, Luisa. Allora io intanto che sistemiamo i problemi tecnici con Luisa riguardo questa cosa del plasma, giusto due battute. Anzitutto sarebbe da capire perché la Regione Marche, che ha approvato la sperimentazione della terapia del plasma nella nostra regione in data 8 aprile, insieme ad altre quattro regioni, Lazio, Campania, Toscana e Molise, non ha ancora iniziato di fatto le fasi proprio di implementazione di questa sperimentazione, mentre ad esempio la Toscana, che si è investita del ruolo di capofila per questo modello cosiddetto tsunami, ha iniziato il 2 maggio. Quindi la Toscana ha iniziato, le altre tre regioni facenti parte dello stesso progetto no. Quindi sarebbe da capire perché questo ritardo. In secondo luogo sarebbe da capire, e qui se i politici regionali ci ascoltano, sono delle interrogazioni che potrebbero fare, che rientrano nel loro diciamo in uno dei compiti che spetta al loro esercizio, capire perché questo comitato interregionale che si chiama Planet, che racchiude appunto queste cinque regioni e che si occupa di tante cose, come mai è intervenuto nell'individuazione di questo modello toscano redatto dall'Università di Pisa e non ancora implementato, e non per esempio altri modelli come quelli di Pavia e Mantova, che invece hanno già concluso la prima fase di sperimentazione a fine marzo, perché hanno iniziato il 29 febbraio. Queste sono due domande, due interrogazioni che se io fossi diciamo nella possibilità di discutere a cuore aperto con i nostri politici sicuramente rivolgerei. Ok, Luisa, c'hai qualcosa da dire? Io non la sento. Gaetano? Non la sento purtroppo. Io direi andiamo a Katia e... Sì, ecco. Io volevo fare un'osservazione, forse sciocca, però è una cosa alla quale ho pensato tante volte. Pensavo che nel momento in cui un malato contatta il proprio medico di famiglia e il medico di famiglia è costretto a curare il paziente, quindi con la solita aspirina e l'antibiotico, perché mi risulta che fino a poco tempo fa lo stesso medico di base non poteva neanche prescrivere qualcosa di diverso. Secondo me, cioè, no, non so Franco, aiutami, la perplessità è questa, cioè io so di persone che sono andate avanti 20-25 giorni con un'influenza gravissima, si va avanti con questa febbre, con questa debolezza, con e tachipirina e antibiotico e non si fa niente, al che da profana vedo Zingaretti, Sileri, lo stesso Bertolaso, che nel momento in cui manifestano i sintomi vengono, secondo me, sbaglio Franco, dimmelo, prontamente curati, non con l'aspirina, con altro, che guariscono in fretta. Allora la mia domanda è questa: se noi avessimo trattato, se noi potessimo trattare tutti i nostri malati da subito, non facendoli ammalare ulteriormente dentro casa per 20-25 giorni, potremmo sanarla prima la situazione senza che questa... Allora, prima di tutto, perché io, te, Carlo e tanti altri non siamo né Zingaretti né Fontana né Conte, nessuno, quindi questo è impossibile. Se voi pensate che i giocatori di pallone subito gli hanno fatto i tamponi,
ma noi non siamo a questo livello, quindi siamo praticamente pazienti di serie B. Io sono sicuro che se avessimo fatto i tamponi a tutti nel momento che avremmo avuto la febbre, qualche sintomo appena iniziato, molte persone sarebbero ancora tra di noi, io credo questo, perché c'è stata gente che io conosco che è stata a casa anche 25 giorni con la febbre che è arrivata anche a 40 e con insufficienza respiratoria. Eh sì. Esatto, grazie Franco, perché è vero, noi siamo poveri esseri mortali, però io mi sono autoconvinta di questo, che se fossero tutti stati curati fortunatamente da subito come sospetto Covid, così come hanno fatto con i grandi, molto probabilmente non si sarebbero intasate nemmeno le rianimazioni, molto probabilmente questa gente avrebbe sofferto meno. Ma questo, ragazzi, è fuori dubbio. Ce l'abbiamo sulla coscienza, quindi cioè, ci sono persone, voglio dire, che c'hanno fior di dottori, ma non bravura o meno, cioè che sono dentro nel sistema, che non è certo un problema per loro fare dei tamponi, fare test sierologici. Anche perché, sì, ma anche perché poi hanno detto di non intasare i pronti soccorsi, quindi il medico di famiglia se li teneva a casa, faceva i tentativi. Passavano i giorni e niente, poi si arrivava in ospedale con l'acqua alla gola. Certo. Si ritorna sempre al discorso iniziale. Ma la cosa brutta, sapete qual è? Che quello che si capisce proprio, si tocca con mano, è che non si stanno nemmeno organizzando per bene, non c'è nemmeno quel discorso da dire vabbè, abbiamo sbagliato, abbiamo combinato un gran casino, si può dire casino, abbiamo combinato un casino, e almeno cerchiamo, no, di riprendere questa situazione, ripeto, speriamo che il caldo in qualche maniera ci dia una tregua, speriamo che non si ritorni più a parlare di questo virus, almeno per un po', ma almeno, santo Dio, organizzati. Ma qui non si sente parlare di nulla, vale anche per il discorso economico, ovviamente è una situazione che non riguarda il nostro comitato, ma è una situazione generale, c'è proprio un'assenza assoluta da questo punto di vista. Loro li chiamano scienziati, scienziati di che? Scienziati di che? Ma veramente? Cioè... Io non lo so, perché a loro è piaciuto solo andare in televisione, pigliare i soldini perché sono andati a parlare, e questo è inutile che stiamo a dire, perché dopo... Io dico chiaramente che ci sono delle scelte anche a livello regionale, differenze, sperimentazioni eccetera, dove alla fine quello che conta sono solo certo tipo di interessi, non quello che è più giusto o meno, dove ci guadagnano alcune persone, allora si possono fare alcuni test e non si può fare quel tipo di sperimentazione, bisogna usare quel tipo di farmaco, non quell'altro, sembra che la situazione sia così, addirittura diversa anche da regione a regione, quindi poteri, sistemi politici intrecciati eccetera che fanno addirittura cambiare decisioni e scelte anche diverse da regione a regione. Magari qui ci sono alcune regioni che hanno più a cuore il discorso della sanità pubblica e quindi fanno certe scelte, altre che invece devono far mangiare sti cavoli di privati e quindi certe cose non si possono fare a discapito di... il discorso è semplice, ma lo capisce anche un bambino. Che la l'immunoterapia non è che costa molto. Il vaccino ha una valenza importante, esatto. Però per le multinazionali è un grosso guadagno, quindi sono troppe cose che si incarano. Noi pensiamo più ai fatti nostri, all'interesse personale, che non all'interesse della gente. Scusa, vogliamo parlare, per esempio, dico solo una parola su Sasso Corvaro. Speriamo che non passi il modello Sasso Corvaro, perché non dimentichiamoci che qui il privato ha alzato i tacchi, se n'è andato, ma non che non penso che vada via per sempre, se n'è andato a scanso dei equivoci. Non so se non si riesce neanche a capire se ne è proprio andato che ha chiuso tutto o se ha chiuso tutto provvisoriamente in attesa di tempi migliori. Ma dico, ma stiamo scherzando? Esatto, quello dopo ritorno in attesa di tempi migliori. Ma dico, ma stiamo scherzando? Noi diamo un servizio alle persone o a sta gente gli facciamo fare i cavoli loro? Qui parliamo di sanità, porca miseria.
cioè è inaccettabile la situazione, è inaccettabile. Non è che se n'è andato per rinforzare quei due ospedali, quegli ospedali privati, ma non lo so, secondo me se n'è andato per evitare, ma... con la Beatrice quei famosi 2 milioni di euro eccetera, no, che non riuscivano ad aprire perché non trovavano il personale, l'hanno preso da Sasso Corvaro e l'hanno spostato a Villa Fastigi o Campo Filone, praticamente. Ma che ne so, ma so soltanto che è una vergogna, cioè è veramente una vergogna questa cosa. Cioè, anche perché la gente gli devi non dare, si sente Beatrice, Bea devi fare l'accendi e spegni, tanto lei lo sa fare Beatrice. A memoria Bea accendi e spegni. E praticamente è una vergogna, perché qui vale anche per il discorso economico, bisogna che alle persone gli si dia un'idea chiara a un certo punto, cioè uno devi parlare chiaro, devi dire signori siamo messi così, non abbiamo, era come un po' era il discorso delle mascherine, no? Invece di raccontare le fesserie dicendo che non servono le mascherine, deve dire siamo stati degli stupidi, non siamo riusciti, gliele abbiamo date un po' alla Cina, non abbiamo fatto la scorta necessaria, e per cui le mascherine servirebbero, che già sarebbe, allora sarebbe stato un buon segnale, nel senso che chi riusciva a comprarsele anche a 10 euro l'una, meglio che niente era, invece di dire che non servivano a niente. Questa è la cosa che fa incazzare le persone, perché la gente mica è stupida. Cioè, vai Bea. Abbiamo toccato due argomenti in cui emerge chiara, evidente la necessità che lo Stato torni a fare lo Stato. Esatto. La sanità, allora cavolo. Il primo, quello della sanità pubblica privata, secondo proprio questo delle mascherine. Allora, riguardo alla sanità privata, ci hanno inculcato da 20 anni, noi nelle nostre assemblee l'abbiamo detto in tutti i modi, in tutte le salse, che è un processo iniziato negli anni 80, primi anni 90, le prime leggi scellerate da Poggiolini, De Lorenzo in poi, hanno fatto tutta una serie concatenata di provvedimenti normativi volti a spostare gli equilibri della sanità dal pubblico al privato. Questa esperienza ci ha insegnato, ci ha ricordato quello che i nostri padri costituenti avevano messo in Costituzione, e cioè che i beni essenziali e tutti quei servizi che sono fondamentali per il cittadino in quanto persona e in quanto comunità, questo dice l'articolo 42, come singolo e come comunità, quindi non è una questione privata del singolo cittadino, è della comunità. E la pandemia, questa pseudo pandemia, diciamo questa epidemia quasi pandemica, ce l'ha evidenziato ancora di più, che è un... Beatrice, non ti sento adesso. Beatrice non va. E comunque c'è anche da dire un'altra cosa, insomma, mi sento di dire quest'altra cosa. Questo sistema ha evidenziato la scarsa attenzione per gli anziani, proprio degli anziani, non gliene frega niente a nessuno. Soprattutto Gaetano, degli anziani e dei soggetti più fragili. Io ho persone con disabilità. Esatto. Io ho mia madre, dopo che io ho perso mio padre per un virus l'anno scorso, non era coronavirus, erano un insieme di patologie, ma una cosa che gli assomigliava molto, il famoso virus o batterio, mi scuso se sbaglio, ospedaliero comunque, che si è sommata a una serie di patologie. Io ho vissuto l'esperienza di mio padre, ho vissuto cosa vuol dire stare a casa e non voler più andare in un ospedale, perché perdi anche fiducia di un ospedale, cosa vuol dire arrangiarsi da solo, a fare le flebo, a chiamare infermieri improvvisati, i medici che pagando, strapagando per riuscire a avere visite, diagnosi. Cioè, adesso io per esempio ho l'esempio di mia madre. Mia madre è una persona che vive praticamente da sola in Sicilia, spaventatissima, cioè ha sentito che probabilmente quest'inverno il meridione potrebbe essere colpito da una fortissima epidemia, se ne vuole scappare di qua, cioè d'inverno vuole venire qui, non so se sarà la cosa migliore o se magari cioè, è peggio. Però ragazzi, cioè, veramente non c'è un minimo di rispetto per gli anziani, lo abbiamo visto negli RSA, lo abbiamo visto nelle politiche degli ospedali, cioè, e anche il discorso del territoriale, diciamocelo chiaro, non è che nel territoriale ti fanno arrivare il medico, ti fanno arrivare tutta una serie di assistenze collegate con gli ospedali, studiare le patologie per guarirti, no, ti mettono al massimo, ti mettono l'infermerino che ti mette lì una flebo, poi se ti si stacca sono cazzi tuoi, scusate, ma io ho visto queste robe con mio padre. Tanto diventeremo tutti anziani, anzi siamo già anziani, appunto, dobbiamo... Sempre
sempre più anziani. Esatto, dobbiamo avere innanzitutto rispetto per i nostri genitori, ma poi per noi stessi, perché alla fine se tu fai il cretino, te ne foti, dici ma sì, chi se ne frega, tanto quello c'ha 80 anni, saranno cavoli suoi, ma poi diventi anche tu quello, cioè la gente deve capire questo, lo devono capire anche i ragazzi di 20 anni, perché no, questo è quello che si sta creando, nel silenzio assoluto, non gliene frega niente a nessuno, è una cosa che, ma non soltanto allo Stato, alle politiche, anche un po' diffuso tra le persone, non gliene frega niente a nessuno. Sì, scusami tu. Scusami, mi sentite? Sì, sì. Ecco, allora, per concludere il discorso, che è proprio inerente a quello che stavate dicendo, la sanità deve tornare pubblica, perché abbiamo visto che i privati nel momento del bisogno non ci sono, spariscono, e anche quando gli è stata fatta una delibera di giunta che assegnava loro 2 milioni sui 5 totali destinati da quella delibera, nonché 2 milioni sui 6 totali stanziati extra bilancio fino a quel momento, perché poi le ulteriori risorse di cui ha parlato il governatore sono sì state stanziate, ma dopo che noi abbiamo fatto notare questa carenza, e questa è stata una grossa vittoria del comitato regionale, perché la delibera di giunta che noi abbiamo evidenziato a tutti avere questa grande carenza è stata annullata, è stata revocata, e il governatore ne ha dovuta rifare un'altra. Questi 2 milioni erano stati stanziati prima ancora che le due strutture di Villa Fastiggi e della Valdaso fossero state aperte. Addirittura successivamente, quando comunque sono state rese disponibili, hanno comunque avuto problemi di organico, tant'è che anche la nuova delibera di giunta, quella che è andata a sostituire l'altra che è stata revocata anche dopo le nostre pressioni, prevedeva che in queste strutture ci fossero ricoverati i post-Covid semicritici, e invece poi in realtà sono state destinate ai soli post-critici, non sta... Ecco, beh, adesso non si sente più. Siamo più. Bea. Va bene. Ok. Allora io direi facciamo un giro conclusivo. Agendo conclusivo, direi due parole io, in maniera, cioè stasera abbiamo descritto un po' una situazione sempre più drammatica, una regione che non sa organizzare le cose, mi sembra che sia molto dedicata all'immagine la regione, i politici regionali, a parte che mi sembra che ci sia un'indifferenza da parte di molte forze politiche quasi totale in pratica su questa situazione sanitaria. E poi a volte anche una collusione, un caso del Covid Hospital di Civitarola, direi che c'è una collusione politica in quel caso lì, non si è viste né opposizioni né altre voci contrarie, insomma sembra che siano tutti d'accordo, eccetera, a scapito di una situazione sia territoriale che abbiamo descritto stasera, gestita malissimo, e a scapito della faccenda che si vuole continuare a tirare avanti questo sistema baricentrico, ecco, questo per sintetizzare la situazione. Quindi credo che il futuro sia molto peggiore già di quello che era il 4 di febbraio, quando abbiamo manifestato davanti alla Regione Marche. Non oso pensare alla prossima campagna elettorale, che cosa si racconteranno tutte le forze politiche. Qui ve lo dico e qui ve lo io non so che cosa votare, vi dico la verità. Cioè, roba da proprio da cambiare stato. Certo che posso? Prego. Posso? Sì, sì. Dicevo, certo che se non ci si rende conto ora di quello che bisognerebbe appunto correggere e fare come riorganizzazione, come protocolli, dopo quello che abbiamo passato, dopo aver visto praticamente lo sbando di una situazione, di un governo che diciamo non ha saputo fare altro che task force,
che continui decreti, adesso io i termini precisi non li so dire, però ecco, non è stato governato bene tutta questa situazione, e se non lo si è capito ora che bisogna cambiare, non lo si capirà mai. Lo capiremo a ottobre quello che succede, vedrai. Ecco, con il saranno cavoli amari. Che correremo tutti, perché poi non è che sia stato. Dopo le regionali, lo vedremo. Gli opportuni e le opportune. Ci auguriamo di non ritornare nella stessa situazione di adesso. Ah, sarebbe tragico, veramente tragico. E di non finire in una troica. E di non finire in una troica. Esatto. Va bene. A livello locale posso dire che la cerimonia di inaugurazione del Covid Center Bertolaso Astronave di Civitanova è stata una fotografia sia del mancato distanziamento sociale che hanno tenuto i partecipanti, ma anche del mancato distanziamento politico. L'hanno fatto anche benedire, a me quello che ha dato un po' fastidio è anche il vescovo, è andato lì a benedire. Cosa deve benedire? Non ho capito. C'erano tutti e tutto, non mancava nulla. Totale contraddizione sotto tutti i punti di vista. Va bene, il sistema è la fotografia del sistema. Sì, vero. È andata a pensare da dubbi, Sara, invece no. Va bene, noi di solito l'importante è che state tutti bene, dai, quello lì. L'importante è che ci vediamo un'altra volta. Mi sembra di tutti così. come siamo stati oggi, almeno possiamo. Beh, soprattutto in salute. Sì. Ecco, esatto. Comunque, una chiacchieratina per fare il punto, bisogna che ce la facciamo. Certo. No? Comunque, i finali mi sembrano le telefonate che ci facciamo con Carlo, no? Tanti discorsi, quello ha chiuso, quello ha aperto, tu, e alla fine si finisce, tanto non possiamo fare niente. Qui c'è poco da fare. A me quello che mi manca è la stretta di mano, l'abbraccio. Io, perché sono meridionale, c'è poco da fare. A me quello mi manca proprio. Vabbè, ma adesso si può usare il gomito, no? Si usa il gomito adesso. Tutto virtuale. Sempre più virtuale. Ma ok, va bene. Allora io terminerei intanto la registrazione. Terminerei intanto la registrazione. Siamo tutti uniti, ci siamo consolidati molto bene anche come amicizia, quindi. Andiamo avanti, dai, ok? Certamente. Ok, va bene. Siamo una grande famiglia, ma lo possiamo dire sul serio. Ok. Arrivederci. Ciao a tutti. Saluti a tutti. Arrivederci, a presto.